È il primo, ma il sindacato UGL Trasporti minaccia una recrudescenza degli scioperi se l'azienda di gestione, la GEASAR, non darà rapide risposte ai dipendenti dell'aeroporto che si occupano della logistica sotto l'aereo, vale a dire tutta la forza lavoro che viene impiegata in pista e nello smistamento dei bagagli. Chiediamo un adeguamento di un numero efficiente e sufficiente di personale a sostenere un lavoro che d'estate raggiunge le diverse centinaia di voli da assistere, l'adeguamento giusto dei livelli occupazionali relativamente agli incarichi svolti, perché sono sotto livello, hanno livelli contrattuali più bassi di quelli che gli spetta da contratto, uso di mezzi speciali, di mezzi complessi che richiedono anche una certa professionalità a cui occorre il giusto livello di inquadramento. Sono anni che si trascina una condizione di forte criticità a vari livelli e in diversi settori. L'azienda è stata messa sull'avviso prima per le vie brevi, anche i lavoratori stessi hanno cercato di sensibilizzarla, alla fine si sono rivolti alla nostra organizzazione quasi disperati, perché ormai versano da anni in condizioni di carenza strutturale e cronica di organico che li costringe a turni massacranti e a condizioni di lavoro praticamente al limite della sopportabilità fisica. I dipendenti lamentano anche temperature disumane alle quali sono quotidianamente sottoposti durante l'estate, mai sotto i 40 gradi in piazzale e almeno 48 nella stiva degli aerei. I circa 160 lavoratori sono pronti a lottare per vedere riconosciuti i loro diritti se l'azienda non darà segnali positivi. Siamo arrivati a questo punto perché l'azienda ha voluto fare braccio di ferro, non vuole sapere di risolvere queste problematiche elencate. E abbiamo dapprima fatto uno stato di agitazione, abbiamo fatto diverse riunioni ma con esiti assolutamente negativi. Non c'è disponibilità da parte dell'azienda.